Dando il benvenuto a tutti quanti, parleremo di presidi di sicurezza imposti per gli ambienti di lavoro che prevedono responsabilità a carico del datore di lavoro, che dovranno essere gestite con attenzione al fine di evitare conseguenze anche penali. L'articolo 42 del decreto legge 18 del 2020 introduce che l'equiparazione da contagio da coronavirus in azienda a infortunio sul lavoro. Evidentemente, però, abbiamo scritto, occorrerà riscontrare la sussistenza del nesso causale tra il virus e dal virus contratto e lo svolgimento della prestazione lavorativa. E se il datore di lavoro ha applicato tutti i protocolli sanitari, non deve temere conseguenze. Su questo aspetto l'INAIL ha chiarito quasi in maniera, diciamo, in maniera tempestiva. Ne parleremo con tutti i vari approfondimenti sul tema questa sera insieme ai due direttori che vedo e saluto, Luciano Ramadori per CNA Macerata e Alessandro Migliore per CNA Fermo. Ne parleremo con Massimiliano Felicioni del Dipartimento Ambiente e Sicurezza di CNA Servizi Imprese, con Andrea Santarelli, che è un funzionario di CNA e si occupa delle paghe, con Gilberto Cicconi, che è un agente Unipol, e con l'avvocato Massimo Monaldi. Direi più o meno di seguire quest'ordine e di chiedere se magari i due direttori vogliono dare un saluto ai numerosi partecipanti che stanno componendo la nostra sala convegni. Non so se Luciano Ramadori o Alessandro Migliore Se vogliono. posso, due parole. Come no? Anche più, direttore. Prego. Allora, questo appuntamento è un appuntamento molto atteso, perlomeno fino a qualche giorno fa c'era grande preoccupazione sulla questione che vedeva l'INAIL definire come responsabilità del datore di lavoro qualsiasi ipotesi di malattia di un proprio dipendente o collaboratore. Sembra che si stia schiarendo il cielo. Noi aspettiamo comunque, come sempre abbiamo fatto in questo periodo, le carte che contano, i decreti e le circolari possono non bastare, perché poi dopo ad operare sul campo sappiamo che ci sono gli istituti. E noi questa ripartenza l'abbiamo voluta seguire e dare il nostro contributo alle imprese rispettando i protocolli, discutendo con la regione in primis, che ringraziamo perché ci è venuta molto incontro sull'applicazione, sulla valutazione di una serie di protocolli. Ora siamo nella fase in cui c'è una ripresa e non possiamo cadere in errori banali. Le imprese devono ascoltare, nel senso che insieme costruiamo i percorsi. C'è un problema anche a volte di trovare il modus di operare in azienda applicando i protocolli. Ora però a fronte di questo, questa sera dovremo chiarire la responsabilità del datore di lavoro che c'è, che non è che non c'è, c'era anche prima di questo virus per cui la responsabilità e il danno biologico esistono e come. E noi siamo pronti però ad affrontare serenamente con le imprese dando gli strumenti per operare. Solo questo. Questa sera ci attendiamo delle risposte chiare dagli esperti. Ringrazio Unipol SAI nella figura di Cicconi, ringrazio l'avvocato, tutti quelli che danno, daranno un contributo, i miei colleghi di CNA, servizi e settore sicurezza. Insomma, stasera dovremo uscire con parole certe e chiare. Grazie Grazie. direttore. Massimiliano Felicioni, l'ho visto prima collegato. A te la parola per, diciamo, un'introduzione generale sul tema. Ok, buonasera a tutti. Vi condivido lo schermo così che vi permetto di vedere qualche slide che ho preparato per fissare un po' meglio l'argomento e poterlo spiegare in maniera più chiara, visto che mi fa attivare lo schermo, Marco? Provvedo subito. Se no vado braccio, non è un problema. Prego. Ecco qua. Perfetto.
Grazie. Come dicevo prima nell'introduzione, parliamo di infortunio Covid, perché voi sapete molto bene che l'articolo 42,2 del 17 marzo 2020, numero 18, indica che l'INAIL, nei casi accertati di infezione da coronavirus, li classifica come infortunio sul lavoro. Questo in primo momento ha spaventato molti, anche dovuto al fatto che c'è stata poca informazione o molta mala informazione su questo argomento. Ora io partirò dalla base, dalla gestione dell'infortunio, così che permetto anche poi ai colleghi che si susseguiranno di poter spiegare, andare anche nel dettaglio in maniera più profonda anche a livello legale con l'avvocato Monardi. Perché l'INAIL ha classificato l'infezione a coronavirus come infortunio sul lavoro e non lo vede, ad esempio, come malattia dovuta al lavoro? L'INAIL, facciamo una premessa, considera infortuni sul lavoro, fa una distinzione fra infortuni sul lavoro e malattie professionali o malattie sul lavoro. La distinzione di queste due tipologie di eventi non è fondata sulle caratteristiche delle conseguenze patologiche che causa l'attività lavorativa, ma invece è riferita alla diversa azione dell'agente causale. Per questo distingue infortunio e malattia. Quando è che noi parliamo di infortunio sul lavoro? Quando è che possiamo classificare un avvenimento che capita a un nostro dipendente come infortunio sul lavoro? Quando c'è o la lesione è originata da una causa violenta. È un episodio che causa danni fisici o psichici alla persona, che gli impedisce di continuare a lavorare per un periodo di tempo più o meno lungo, addirittura potrebbe causarne il decesso. Causa violenta. La malattia professionale o la malattia sul lavoro, invece, è diversa. Non è generata da un episodio violento. Non è un effetto immediato. Agisce lentamente e per gradi sull'organismo del lavoratore e quindi può manifestarsi anche dopo molto tempo o decenni. Pensiamo, per esempio, quando si è iniziato a manifestarsi le patologie da esposizione d'amianto. Parliamo anche di patologie a distanza di 20, 30 o 40 anni addirittura. Facciamo un esempio per capirci. Una persona che ha una broncopatia è da inquadrare come infortunio sul lavoro se quel lavoratore è stato esposto a un'inalazione massiva di una sostanza chimica, la nitrite solforosa, in un determinato e ben definito momento. Quindi è stato a contatto con questa sostanza in maniera massiva in un tempo determinato, breve. Infortunio sul lavoro. La stessa persona invece che respira quella sostanza chimica, ma in maniera non concentrata, in maniera diluita, prolungata nel tempo, contrae una malattia o potrebbe contrarre una malattia professionale. Pertanto, l'INAIL considera infortuni sul lavoro, ha sempre considerato, non adesso col Covid, forse adesso il Covid già a molti ha fatto prendere coscienza di questa parola, infortuni sul lavoro, sulla serietà, sulla gravità anche delle conseguenze che può portare infortuni sul lavoro. Ma l'INAIL considera infortuni sul lavoro tutte quelle azioni o fattori microbici o virali che, penetrando nell'organismo umano, determinano un'alterazione e quindi costituiscono una causa violenta. In questo rientra purtroppo anche il Covid, l'infezione da Covid-19. Cosa deve fare allora il datore di lavoro? Cioè, di fronte a un infortunio, Covid o non Covid, cosa ha sempre dovuto fare o cosa dovrebbe sempre fare il datore di lavoro? Ci passiamo su quello che è un po' il testo unico della sicurezza, conosciuto anche come 8108. L'articolo 17 dice che fra i compiti indelegabili che un datore di lavoro ha, cioè quei compiti che non può dar a nessun altro, ma che rimangono in capo a lui stesso, c'è quello di valutare tutti i rischi della sua azienda ed elaborare il documento della valutazione dei rischi.
deve far questo rispettando l'articolo 28. Infatti, l'articolo 28 dice che il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi della sua attività, valuta le attrezzature, i prodotti chimici, i luoghi lavoro e tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Tra questi rientrano il rumore, le vibrazioni, il rischio biologico, di cui fa parte il COVID. Il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi, compreso il COVID-19. Quando deve fare questa valutazione? Il datore di lavoro che vuole prevenire e proteggere un lavoratore da un infortunio e vuole tutelare anche la sua azienda di fronte a un possibile scenario infortunio, deve far questo in caso di costituzione nuova impresa in maniera immediata. Cioè deve dare un'evidenza immediata di aver valutato i rischi. Non può farlo a distanza di settimane o mesi o anni. Ha poi 90 giorni di tempo per redigere il documento cartaceo, ma la valutazione, i rischi presenti nella sua azienda, le misure di prevenzione e protezione per proteggersi anche dal Covid, se costituisce una nuova impresa, li deve valutare immediatamente. Se invece l'impresa è già costituita, già opera, deve valutare o rivalutare il suo documento o rielaborare il suo documento dei rischi in occasione di modifiche. Tra queste modifiche, fra le varie modifiche che elenca la normativa, c'è sicuramente l'introduzione di un nuovo rischio, il Covid-19. Ma come va inteso il Covid-19? Che tipo di rischio è il Covid-19? Su questo argomento o su questa valutazione c'è molto dibattito. Molti giuristi o specialisti della sicurezza hanno opinioni contrastanti. Ad oggi però, quello che ci dice le varie circolari del Ministero, i vari dipartimenti di prevenzione e protezione delle regioni, definisce il rischio Covid, biologico da Covid, come un rischio, o dice che si deve valutare il rischio biologico da Covid solo nelle attività in cui quel rischio è tabellato, dove il rischio biologico è sempre presente, come il settore sanità. Per le altre attività, quindi penso la maggioranza, quasi tutti coloro che questa sera siete collegati, il rischio biologico è un rischio da Covid, quindi è un rischio generico aggravato. Il che significa che se avete un documento con dei rischi, non dovete rivalutare il rischio biologico per il Covid, perché è un rischio generico. Che significa che è un rischio generico aggravato? Che la possibilità che un lavoratore in azienda si ammali rispetto al resto popolazione non cambia se sta dentro l'azienda o se sta fuori l'azienda. Con un rischio generico al di fuori del settore sanità, la possibilità che il lavoratore si ammali è la stessa che mentre svolge la sua mansione in azienda, mentre va al supermercato, mentre va dal dottore, mentre va adesso, per esempio, con riaperture in un ristorante o una pizzeria a mangiarsi un pezzo di pizza o fare qualsiasi altra attività. Il rischio è generico aggravato. Infatti, proprio per questo, la normativa stabilisce che di fronte a un rischio generico aggravato, o quindi un rischio che minaccia la salute pubblica, è le autorità o aspetta l'autorità darne rilevarlo, darne comunicazioni e indicare le misure di prevenzione da adottare e farle osservare. Quello che noi oggi stiamo vedendo. Varie indicazioni, vari protocolli, vari DPCM, le varie limitazioni che sono state imposte rientrano nelle disposizioni che le autorità pubbliche danno per rilevare, dare comunicazione e indicare le misure da adottare di fronte a un rischio generico aggravato. Fra queste misure che lo Stato o le autorità danno, c'è sicuramente o ci sono sicuramente i due protocolli, quello del 24 marzo e del 24 aprile 2020, protocolli sulla sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro. Protocolli condivisi anche dalle sigle sindacali e dalle associazioni datoriali. Su questo faccio un piccolo chiarimento, perché oggi abbiamo avuto anche dovuto chiarirlo con qualche azienda che non era convinta di questo aspetto.
I protocolli e le successive integrazioni, come quello che la Regione Marche ha pubblicato in maniera ufficiale il 15 maggio 2020, si applicano a tutte le attività. Tutte le attività devono attuare i protocolli, sia che abbiano dipendenti o che siano ditte individuali. Questo perché questi protocolli costituiscono una misura collettiva di protezione da un rischio generico aggravato. Senza questi protocolli, uno, non si può riavviare attività. Oggi, 11 maggio, senza aver attuato questi protocolli, non si potrebbe o non si doveva riavviare la propria attività. Pena, una sanzione da 400 a 3.000 euro o la sospensione attività da 5 a 30 giorni, fino a completo adeguamento. L'adozione di questi protocolli costituisce un aggiornamento del documento valutazione dei rischi. Perciò, di fronte a un infortunio, Covid o non Covid, sintetizzando quello che vi ho detto, cosa deve fare il datore di lavoro? Due cose principalmente. La prima, avere una gestione della sicurezza puntuale e aggiornata. Non si può organizzare, iniziare a lavorare e poi pensare di valutare i rischi. Valutare i rischi non è la produzione di documenti. Valutare i rischi sono misure di prevenzione e protezione che si adottano prima di iniziare o prima di esporsi a tali rischi. Secondo aspetto, bisogna aver attuato il protocollo di sicurezza. E attuare il protocollo di sicurezza non significa stampare il protocollo dal DPCM o attaccare un cartello. Significa fare una serie di valutazioni specifiche per le varie attività, condividere queste procedure con i lavoratori, ove è nominato con il rappresentante dei lavoratori e il medico del lavoro. Proprio per questo, come CNA da diverse settimane, abbiamo attivato il servizio Ripartiamo in Sicurezza, di cui vi ho già parlato in qualche altro webinar. Questo servizio permette di dare protocolli della sicurezza specifici, suddivisi per l'attività, anche aggiornati. E su questo vi dico che c'è un forte impegno, perché bisogna tenersi aggiornati con questi decreti che escono, ma anche saperli interpretare nella loro totalità. E in più offriamo il servizio di redazione dei documenti, valutazione dei rischi e gestione degli infortuni. Questo è il nostro numero dell'ufficio centrale, CNA Servizi Impresa, società che si occupa di questo, e i servizi che noi facciamo. Questo è quello che noi indichiamo come azione da fare per poter gestire un infortunio. Ma questo però non significa o non è soltanto l'unico modo per tutelarsi da un infortunio. Adesso i colleghi che seguiranno daranno altre indicazioni su quali comportamenti un'azienda virtuosa deve attuare. Grazie Massimiliano, chiarissimo come sempre, veramente anche veloce questa volta. Invito infatti tutti i relatori di fare un primo giro di relazioni veloci in modo da dare spazio ad eventuali domande. È la volta di Andrea Santarelli, il collega dei servizi paghi di CNA. Andrea, ci sei? Sì, senti? Come no, forte e chiaro. Perfetto. Buonasera a tutti innanzitutto. Diciamo che io mi collegherei all'argomento trattato, insomma, che tratteremo e che ha anticipato anche Massimiliano, direi indirettamente, nel senso vorrei porre l'attenzione sul fatto che comunque sia l'obbligo per le aziende di rispettare quelle che sono le normative in materia di sicurezza, non solo per il Covid, ma in generale comunque hanno un impatto, un riscontro non solo dal punto di vista civile e penale, come dopo meglio ci relazionerà l'avvocato Bonaldi, ma anche un risvolto dal punto di vista contributivo e contrattuale riguardo al rapporto con i lavoratori dipendenti, perché comunque sia tutte le assunzioni agevolate, e quindi per intenderci parliamo dell'apprendistato,
di un'assunzione in sostituzione di una maternità, di un'assunzione di un disoccupato di lungo periodo, cioè tutte quelle tipologie di assunzioni che consentono alle aziende di avere una riduzione, in alcuni casi quasi totale, dei contributi relativi al rapporto di lavoro, possono essere disconosciuti nel momento in cui venga accertato che l'azienda non è in regola con tutta la normativa in materia di sicurezza. E quindi, considerando che specialmente adesso, da oggi, con la riapertura, credo che sia preventivabile un incremento anche delle verifiche, nel caso in cui qualcuno si trovasse in quella situazione, oltre al danno riceverebbe la beffa, perché comunque sia il disconoscimento è retroattivo e quindi parliamo di soldi, quindi magari insomma diventa anche un problema economico. E in aggiunta a questo, il mancato rispetto delle normative in materia di sicurezza può incidere anche su alcune tipologie contrattuali, e su questo mi viene in mente il rapporto di lavoro intermittente, che per alcuni settori è di fondamentale importanza, nel settore del turismo, i bar, i ristoranti. Infatti anche per questa tipologia di contratto è previsto, è obbligatorio comunque essere in regola con la normativa in materia di sicurezza, e quello che si rischia nel caso in cui venga accertato che non siano stati rispettati tutti i parametri è il disconoscimento di questo rapporto di lavoro e la trasformazione retroattiva a tempo pieno e a tempo indeterminato. E quindi anche questo risvolto da tenere presente. Ecco, tra virgolette, è un motivo in più, questi sono motivi in più per essere a norma e eventualmente sistemare situazioni pregresse. E concluderei facendo un aggancio, tra virgolette, indiretto, che potrebbe essere un invito a tutte le aziende che hanno dipendenti, visto che comunque quando parliamo di protocolli sostanzialmente si parla di una sorta di regolamento per quello che riguarda la parte del protocollo Covid che riguarda i lavoratori dipendenti. Visto che molte aziende adesso entrano in quest'ottica, inviterei anche a valutare la possibilità di redigere dei regolamenti aziendali che non c'entrano con il discorso del Covid, però siccome vediamo che insomma non ci viene chiesto spesso, perlomeno dai nostri associati, le piccolissime aziende, potrebbe essere l'occasione per mettere mano a questa cosa e tramite il regolamento aziendale specificare quelle che sono le regole da tenere durante il rapporto di lavoro in base a quelle che sono le esigenze dell'azienda. Quindi ecco, questo collegamento indiretto qui volevo fare. Poi per il resto non lascerei la parola all'avvocato, che sicuramente andrà a trattare, andrà più nel succo del discorso. Ecco. Sentiamo le domande. Sì, grazie Andrea. Velocissimo, i tempi diciamo digitali sono questi, sono molto più veloci di quelli tradizionali, ma ci dovremmo abituare e sembra che ci siamo abituati già. Benissimo, grazie Andrea. E visto che hai citato l'avvocato, passerei anche per una logica di interventi la parola proprio a lui, a Massimo Monaldi. Avvocato, ci sei? Sì, eccomi, ci sono. Buonasera a tutti. Prego, prego, ne hai facoltà di parlare. Allora, se mi dai la condivisione dello schermo, così mi sono organizzato anch'io con delle slide, così già che fatto. Posso seguire anche un po' meglio. Eccoci qua, ci siamo. Allora, brevemente vorrei, per chi non mi conosce, naturalmente fare un minimo di presentazione per dire chi sono e a che titolo posso parlare per questa materia. Io sono l'avvocato Massimo Monaldi, sono il titolare dello studio Monaldi e Partners, sito a Fermo, come vedete qui in sovraimpressione. È da 25 anni che mi occupo di diritto del lavoro, responsabilità professionale, sia in sede civile che in sede penale, e collaboro con la CNA, ovviamente, che sono qui,
e sono anche legale rappresentante e legale fiduciario del gruppo Reale Mutuo di Assicurazioni, e questo lo dico anche a scanso di equivoco di, vuol dire, di interventi o di con il, l'assicuratore della Unipol Assicurazioni, quindi siamo su due fronti opposti o due fronti concorrenti, per cui siamo nella massima libertà di poter dire con trasparenza e assoluta serenità quelle che sono le reali, diciamo, situazioni, e quindi, diciamo, ho abbastanza esperienza per trattare un argomento che parla della responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio Covid in azienda, come in questo caso. È un tema abbastanza, diciamo, particolare, un tema, diciamo, molto dibattuto, e cercherò di rappresentare queste o le particolarità e le peculiarità attraverso questi 7 punti che qui vedete esposti nella mia slide. E naturalmente un argomento che necessita e che ha risvolti giuridici non può prescindere da quelli che sono, diciamo, i presupposti giuridici. Quindi da una parte qui vedete elencati, ma vado molto rapidamente, naturalmente non li starò a citare tutti, quelli che sono la normativa ordinaria sul, che riguarda la responsabilità del datore di lavoro in ambito o in caso di infortunio, e a partire, questo lo cito, dall'articolo principale che è il 2087 Codice Civile, che riguarda le condizioni di lavoro, delle condizioni di, la tutela delle condizioni di lavoro, per poi passare al testo unico sulla sicurezza, alla responsabilità delle società, al risarcimento dal fatto illecito, all'omicidio colposo, lesioni personali, rapporti di causalità, l'articolo 27 della Costituzione, il 533 del Codice di Procedura Penale, l'articolo 6, per finire, della CEDU, Carta Europea dei Diritti dell'Uomo. Da quest'altra parte, vedi a sinistra, che cosa abbiamo? Abbiamo la normativa speciale, e c'è quindi il decreto Cura Italia con il famoso articolo 42, la circolare INAIL, il DPCM del 26 aprile 2020 e i relativi protocolli. Qui che cosa c'è stato? C'è stata questa, diciamo, particolarità, che c'è questa, diciamo, condivisione o equiparazione tra malattia da Covid-19 e infortunio sul lavoro. Naturalmente deriva da che cosa? Non da situazioni scientifiche particolari, ma esclusivamente da una norma di legge, in particolare dall'articolo 42, dalla circolare numero 3, che però questo fatto di equiparare la malattia Covid all'infortunio sul lavoro espone, come ho qui scritto, naturalmente ad un potenziale profilo di responsabilità per il datore di lavoro, perché nel momento in cui subentra o arriva un infortunio sul lavoro, la responsabilità del datore di lavoro per certi aspetti si presume, e questa, diciamo, presunzione porta, diciamo, a delle, diciamo, difficoltà, a dei rischi, diciamo, molto molto molto, diciamo, intensi e molto particolari per il datore di lavoro. Quindi andiamo a vedere un attimino che cosa succede, come dire, nel caso di infortunio, e quindi ho fatto qui una differenza, una distinzione tra la tutela INAIL o la responsabilità. È ovvio che dalla tutela INAIL o dall'infortunio non ne deriva ovviamente una responsabilità automatica del datore di lavoro, ma certo è che da questa situazione ne deriva un potenziale, diciamo, rischio da parte del datore di lavoro. L'INAIL cosa fa? Fa un'equiparazione della causa virulenta alla causa violenta, la infezione Covid-19. E questa, diciamo, situazione che cosa determina? Determina un inquadramento di maggior favore per il lavoratore, per la complessità di individuare il momento specifico del contagio e di conseguenza dell'occasione di lavoro. Il rischio professionale dovuto a questo contesto pandemico universale, che rende impossibile stabilire con certezza se la malattia sia stata contratta nell'ambiente di lavoro o sociale o familiare, grazie a questa circolare e a questa norma, vengono invece riportati nel contesto del rapporto di lavoro. Ma direi di più, direi anche che questa situazione di questo rischio esula totalmente dall'attività organizzata dal datore di lavoro. Cioè, a dire, questo rischio non deriva dall'attività lavorativa che svolge l'imprenditore. Non cambia se io sono il parrucchiere, se sono l'impresa edile, se sono un cazzaturificio, se sono un operatore sanitario, se ho un'impresa di pulizie o altro. Il rischio sussiste per tutti, cosa che invece non sarebbe diversamente se il rischio fosse specifico, cioè fosse legato esclusivamente all'esercizio di quella determinata attività.
E in questo contesto l'INAIL che cosa fa? Individua due categorie di lavoratori, uno ad elevato rischio e uno invece al rischio, diciamo, medio-basso, per cui da una parte prevede una presunzione semplice di rischio professionale per tutte quelle categorie che sono, diciamo, altamente, diciamo, esposti, come gli operatori sanitari, gli operatori di front office, i cassieri, gli addetti alle vendite, gli addetti alle pulizie e quant'altro. E dall'altra parte invece tutti gli altri lavoratori che non hanno questa esposizione diretta o massiva. Questo che cosa determina? Determina in primo luogo un diverso onere della prova del riconoscimento dell'infortunio. E cioè, nell'un caso, se per l'INAIL almeno sto parlando, allora c'è una presunzione che l'infortunio, che la malattia, che l'infezione si sia contratta nel rapporto di lavoro. Per cui automaticamente l'INAIL cosa fa? Riconosce l'infortunio sul lavoro. può non riconoscerlo, quindi disconoscerlo, ma è a carico suo la prova. Diversamente, per tutta l'altra categoria di lavoratori, invece, l'INAIL non ha questa presunzione, non dà questa presunzione di, diciamo, di infortunio sul lavoro, ma è a carico del lavoratore dare la prova che l'infezione l'abbia contratta nel rapporto di lavoro o in occasione di lavoro. E questa, diciamo, verifica, questo accertamento come avviene? Avviene attraverso il criterio scientifico medico legale che ho scritto qui. Quindi significa che ci deve essere un accertamento del medico legale dell'INAIL che determinerà a sua volta se, con delle determinate, diciamo, parametri, se questa, diciamo, situazione si sia, o questo contagio sia avvenuto in ambito lavorativo oppure no. Ma a questo punto noi da questa situazione che cosa dobbiamo chiederci? Dobbiamo chiederci quale incidenza ha tutto questo sulla responsabilità del datore di lavoro. Cioè questa equiparazione come incide, in che cosa incide sulla responsabilità del datore di lavoro. E quindi andiamo a vedere che per avere una responsabilità occorre necessariamente avere un dovere. Cioè io mi devo attenere ad un dovere, nel momento in cui violo questo dovere ne consegue una mia responsabilità. Quindi dobbiamo partire prima di tutti da quelli che sono i doveri del datore di lavoro. Ma andrò veloce perché Massimiliano, che mi ha preceduto, li ha esposti, e quindi l'articolo 2087, il decreto legislativo 8108 che riguarda la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, il decreto legislativo 231/2001, quindi questo mi ricollego a chi mi ha preceduto, e cioè al responsabile paga della CNA, che sarebbe l'adozione di modelli organizzativi all'interno dell'azienda, moderni comportamentali, che per alcune tipologie come le società, gli enti, le persone giuridiche riconosciute o non riconosciute, ne determinano anche la responsabilità civile e penale dell'azienda e non del singolo soggetto come l'amministratore delegato, come il legale rappresentante che opera in concreto. E quindi sarebbe, diciamo, una attività utile per l'azienda per escludere o per, diciamo, tutelarsi, diciamo, sotto l'aspetto della responsabilità. Poi abbiamo il DCPM del 26 aprile 2020 con i relativi protocolli, e quindi che cosa ne deriva in caso, diciamo, qual è la responsabilità che deriva al datore di lavoro? In primo luogo c'è una inosservanza, c'è una responsabilità derivante dalla inosservanza di queste regole, indipendentemente dall'infortunio. Quindi c'è l'inosservanza, in caso di accertamento ci sono delle sanzioni penali per violazione delle norme sul testo unico della sicurezza fino alla sospensione dell'attività, e questo è indipendente dall'infortunio. Ma se in questo contesto di inosservanza di queste regole si verifica un infortunio, che cosa succede? Che cosa accade per il datore di lavoro? E qui entriamo un po' più nel dettaglio della situazione e nel dettaglio dei rischi. Che cosa abbiamo? Abbiamo che questo, l'infortunio sul lavoro, come dire, equipara, diciamo, la responsabilità del datore di lavoro per omissione laddove non siano rispettate queste determinate, diciamo, regole di condotta che ho detto prima. Quindi ci deve essere una omissione delle misure necessarie a prevenire il rischio di contagio dei lavoratori, causando la malattia o la morte del lavoratore, quindi violazione di quei doveri. Una condotta omissiva, ovviamente, penalmente rilevante, ai sensi dell'articolo 40, secondo comma del Codice Penale, ovvero che le lesioni e la morte siano conseguenza dell'omissione, perché la norma dice che non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. E quindi le omissioni dell'osservanza di questi doveri determinano automaticamente, poi, o quasi automaticamente, la responsabilità. In questo contesto, dico automaticamente,
anche se propriamente non è, però il rischio è alto, a mio avviso. Perché? Perché nel momento in cui noi andiamo poi, o si verifica per il lavoratore una malattia grave, quindi delle lesioni gravi che determinano una malattia della durata superiore a 40 giorni, o addirittura la morte da parte del lavoratore, come purtroppo ci ha insegnato, ahimè, che questa infezione non è poi una questione così semplice, perché io posso avere un infortunio nel lavoro e la morte è molto residuale, ma qui potrebbe anche capitare che la morte sia anche abbastanza, diciamo, evidente, o è un'evidenza di evenienza che può sussistere. Quindi, in caso di decesso, che cosa succede? Qual è il rischio? Il rischio è che comunque sia, uno, si innesca un procedimento penale. Perché? Perché la procedibilità, come ho scritto qua, è d'ufficio. Nel momento in cui c'è il decesso del lavoratore, la procedura apre d'ufficio, automaticamente si apre un fascicolo penale all'interno della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente, e quindi che cosa abbiamo? Abbiamo che a questo procedimento seguono le indagini, c'è del pubblico ministero, c'è un'ispezione in azienda, ci sono l'assunzione delle testimonianze, le perizie, la nomina di un difensore, le memorie difensive, e quindi tutta una procedura che vanno a far sì o vanno ad accertare se all'interno di quell'azienda si sia verificato, ci siano state delle omissioni. Ma si dice, l'INAIL dice che non c'è questo automatismo, non è detto che il riconoscimento dell'infortunio da parte dell'INAIL determina automaticamente la responsabilità del datore di lavoro. Questo è verissimo, perché? Perché l'accusa, naturalmente, quindi la procura deve, lui, è un suo compito quello di provare, come dire, ridotto adesso qui un po' nei minimi termini, deve dare la prova dell'omissione dell'attuazione delle misure di sicurezza e prevenzione, quelle che abbiamo detto prima, e che a quell'omissione ne sia poi derivato, deve fare anche questo collegamento, e deve dare la prova di questo collegamento, che il contagio, l'infezione e conseguentemente la malattia e le lesioni oppure la morte siano derivate, diciamo, da quel contagio contratto in occasione di lavoro. Certo, si potrà dire che non è cosa semplice questa qui, perché il datore di lavoro potrà sempre dare la prova che ha osservato quelle che sono le regole, diciamo, ordinarie di sicurezza e ha messo in campo tutte le azioni per attivare il protocollo o i vari protocolli che sono stati messi a disposizione o sono stati indicati dal legislatore. Ma questo, come dire, non dà una garanzia assoluta. Perché? Perché poi dopo la valutazione spetta a chi? Spetta a terze persone, cioè al giudice, in poche parole. Ok, quindi è lui che dovrà decidere se il datore di lavoro ha messo in campo tutte quelle misure di cui è l'articolo 2087, e che ci torno un attimo prima, tutela delle condizioni di lavoro. Il 2087 che cosa ci dice? Ci dice che il lavoratore, cioè il datore di lavoro, l'imprenditore, è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie ad attuare l'integrità, a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Quindi è una norma talmente ampia che poi la riempie chi? La riempie l'attività di indagine e la valutazione del giudice. Ora, se noi sommiamo però che cosa? Questa situazione di altamente probabile che il fatto si sia verificato all'interno di un'azienda perché magari c'è una omissione, e diciamo questa appunto omissione, passare dall'altamente probabile alla certezza che il fatto è che il virus si sia contratto all'interno dell'azienda, il confine è veramente molto molto labile. E laddove si combinano questi due elementi, da una parte l'altamente probabile, dall'altra parte un'omissione da parte del datore di lavoro, allora devo dire, ahimè, che questa situazione può tranquillamente determinare quello che è il superamento di che cosa? Del ragionevole dubbio, perché il giudice, nel momento in cui, scusatemi se vado un po' nel tecnico, ma è importante capirlo questo aspetto, perché lo dico perché in questi giorni si è ventilato moltissimo la presunzione di innocenza, il fatto che ci sia il ragionevole dubbio da parte del giudice, quindi il fatto che non si possa escludere in teoria che l'infezione si sia o si possa essere contratta anche al di fuori dell'azienda, questo possa mettere in sicurezza. Ma siccome
come dire, quando poi ci sono queste situazioni dove ci sono lesioni gravi o comunque sia le morti, c'è una pressione molto forte nei confronti, diciamo, delle autorità giudiziarie. Perché? Perché c'è una vita che non c'è più, quindi c'è un decesso, ci sono i familiari, ci sono i congiunti, c'è tutta, diciamo, una situazione che porta a fare, tra virgolette, le pulci a chi? Al datore di lavoro. Perché laddove si scopre una falla, è allora lì che ci si insinua per dire, ma se quella situazione non ci fosse stata, probabilmente o altamente probabilmente non si sarebbe verificato l'infortunio e quindi non sarebbe morto. E allora capite voi che l'attenzione è massima sotto questo punto di vista. Perché? Perché questa combinazione potrebbe portare il giudice ad andare oltre e quindi escludere quel ragionevole dubbio e condannare il datore di lavoro. Certo, il datore di lavoro per suo conto cosa può fare? Può dare la prova contraria, la prova liberatoria. E qual è la prova liberatoria? La prova liberatoria è di aver rispettato in maniera assoluta tutte quante le situazioni. Allora, da questa, diciamo, responsabilità, che cosa poi ne deriva? Ne deriva che si aprono due fronti, uno da parte dell'INAIL e uno da parte del lavoratore dei congiunti. Da parte dell'INAIL c'è un'azione di rivalsa, quindi tutto quello che l'INAIL anticipa, paga a favore del lavoratore, poi, come dire, ve lo richiede al datore di lavoro. Dall'altra parte c'è il lavoratore o i prossimi congiunti che possono fare azione di risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 2087 e 2043 del Codice Civile. E qui si possono innescare, oltre che l'azione penale che parte d'ufficio, ma anche le azioni civili di risarcimento del danno. E allora, ma quant'è questo danno? A quanto può ammontare un danno? Giusto per farvi degli esempi. Allora, innanzitutto dovete tenere presente che il danneggiato può chiedere, da una parte, il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale. Ed è questa seconda voce che generalmente nei rapporti, diciamo, di lavoro subordinato è quella più importante. Perché? Perché in caso di decesso, e faccio un esempio senza voler impaurire nessuno naturalmente, ma un lavoratore che è marito, che ha famiglia, che ha uno o più figli, che ha i genitori in vita, che ha magari fratelli e sorelle, non vi posso, diciamo, escludere che un'azione di risarcimento si può girare molto, diciamo, facilmente intorno anche a 2 milioni di euro. E capite voi che quando iniziamo a parlare di queste cifre risarcitorie, ok, che cosa succede? Che tutti quanti poi sono pronti a sfruttare la situazione. E lo sapete meglio di me, non c'è bisogno che ve lo dico io per esperienza in questi 25 anni di attività, sia dal lato attivo che da parte dell'assicurazione. È così, tutti quanti sono pronti a puntare il dito contro qualcuno. Perché? Perché c'è un risarcimento del danno. E quindi, secondo me, se proprio vogliamo dirla tutta, è qui dove c'è stata una leggerezza, se non vogliamo dire un errore da parte del legislatore, nel momento in cui ha posto questa norma. Perché? Perché poteva, diciamo, rimediare, a mio avviso. E come poteva rimediare? In questa settima slide, e poi concludo perché ho finito, ha messo, diciamo, tre punti. Come può tutelarsi il datore di lavoro? Naturalmente il datore di lavoro può tutelarsi dalla responsabilità penale osservando scrupolosamente tutti i suoi doveri e dalla responsabilità amministrativa adeguando correttamente i modelli per chi ne è tenuto a farlo. Come poteva essere tutelato? Ecco qui il punto importante che, a mio avviso, lo dico e me ne assumo naturalmente ogni responsabilità. Poteva essere tutelato allo stesso modo così come è stata inserita quella norma di equiparazione dell'infortunio con la malattia, diciamo, da Covid-19. Bastava inserire all'interno del decreto cura Italia una norma che escludesse, non dico totalmente la responsabilità del datore di lavoro, ma escludesse la responsabilità del datore di lavoro ad eccezione di assoluta omissione delle disposizioni di quei protocolli del 26 aprile 2020. Tanto è vero che c'è stata un'interrogazione parlamentare e che si vocifera, forse l'avete anche visto, che il legislatore intervenga per modificare questa norma di legge. Sarebbe, a mio avviso, molto molto auspicabile. Come può essere tutelato invece allo stato degli atti e dei fatti il datore di lavoro? Il datore di lavoro può essere, a mio avviso, tutelato da una parte con una corretta consulenza in sede di organizzazione del lavoro, dei processi produttivi e della sicurezza sul lavoro. Quindi la CNA vi ha fatto e vi ha già mostrato come loro operano per darvi la massima sicurezza.
Dall'altra parte, invece, come può tutelarsi, almeno sotto l'aspetto civile, e così qui mi aggancio e passo il testimone all'assicuratore, a Gilberto, con un'assicurazione di responsabilità civile, RCT e RCO, che quindi vi copre quantomeno dalla responsabilità civile. L'unica cosa che vi posso dire a tal riguardo sull'assicurazione è quella di fare molta attenzione. Adesso Gilberto vi spiegherà naturalmente tutte quelle che sono le caratteristiche, ma dovete fare molta attenzione da parte mia a quelle che sono le condizioni di assicurazione e in particolar modo ancora alle eventuali esclusioni. Quindi andate a verificare i vostri prodotti assicurativi, chiedete consulenza a Gilberto per vedere se siete effettivamente coperti anche per questa evenienza. Grazie, e, grazie avvocato. Concludo e ringrazio tutti. Grazie a te. Ci sono già diverse domande, magari... Invito... Come vuoi, io sono a disposizione, sia di rispondere adesso che dopo. Non c'è... No, facciamo il primo giro, poi rispondiamo a tutte quante. Prego anche Massimiliano di dargli intanto una letta, così magari qualcuno può risponderne anche lui. Da quello che ho potuto leggere, sono per la maggior parte competenza sua, però ditemi voi. Gilberto Cicconi... Agente Unipol, c'è Gilberto? Sì, sì, ci sono. Vorrei presentare anch'io delle slide, naturalmente non le scorrerò tutte perché sono parecchie. Quindi. Allora, togliamo le slide. Allora, vediamo se riesco. Sì. Vedete la presentazione oppure no? Perché sono un po' imbranato. Dovresti aprirlo no. Prima il file e poi mandarlo in onda. Quindi, okay. Oppure aggiornare lo screen. Allora, un attimo. Scusate. Non ti preoccupare, intanto ti stoppo questo, se lo apri sotto poi ci ritorni. Sì. Allora, l'ho aperto e non lo vedo. Oddio, ecco. Dovrei avere... Perfetto, perfetto. C'è. Ci siamo. Ci siamo. Secondo che metto in presentazione. Allora, dopo la, diciamo, gli interventi che mi hanno preceduto, diciamo, sia quello di Felicioni che quello dell'avvocato, come dire, mi viene quasi molto facile, diciamo, specialmente dopo l'intervento dell'avvocato Monaldi, in quanto come dire, all'inizio avevo percepito quasi che i legislatori dell'AIL avessero, come dire, tranquillizzato, che sicuramente in parte tranquillizzano, ma sicuramente non uno sgombrano, diciamo, come sottolineava l'avvocato, tutti i dubbi e tutte le incertezze. Non vi nascondo che per le compagnie di assicurazione questa questione, diciamo, è all'attenzione massima, in quanto, giusto per fare una piccola premessa, tutte le compagnie italiane, io rappresento in qualità di agente Unipol SAI, la prima compagnia d'anni in Italia, ma anche Generali, Reale Mutua, tutte le principali compagnie che operano in Italia, naturalmente assicurano i propri rischi. E quindi si è in attesa di capire per il 2021, come dire, il conto che presenteranno i riassicuratori alla luce, diciamo, dell'evoluzione che avrà questa vicenda. Quali sono le soluzioni assicurative che il mercato oggi propone?
Molti sono gli strumenti che diciamo a disposizione dell'artigiano. Diciamo, non automatici per la stragrande maggioranza delle attività che si servono dei servizi della CNA, benché, come quindi dicevo, non automatici, ma sono molto probabili, in quanto, come sottolineava l'avvocato Monaldi, quando c'è una possibilità per tutti, e quindi il risarcimento non solo legate alle eventuali rivalse dell'INAIL, ma in particolare legate all'azione diretta che può fare un dipendente nei confronti del suo datore di lavoro, sono fonte di forte preoccupazione. Ripeto, sia per gli assicuratori, ma penso ancora di più per chi oggi si sta accingendo a riaprire la propria attività. Quali sono comunque gli strumenti che ad oggi abbiamo a disposizione? Gli strumenti che io vi illustro molto sinteticamente, se, ripeto, sono diversi. Alcuni sono diciamo riservati all'azienda, quindi all'imprenditore, per poter tutelare un minimo di tranquillità, come dire, la sua attività con un minimo di tranquillità. La premessa è che l'imprenditore ha tutte le come dire, le disposizioni di legge, e qui la CNA con i suoi uffici, voglio dire, sono a disposizione per, immagino, per adeguare sicuramente il documento come sono a disposizione, immagino, per poter assistere dalla fine l'artigiano per capire la propria attività in tranquillità. Basta questo? Io dico no, e devo aggiungere, diciamo, dopo aver messo mano, diciamo, in maniera formale da una parte, ma sostanziale, perché, come ricordava Felicioni, non si tratta solo di redigere un metodo, ma di valutare tutti i processi produttivi, di fare una valutazione. Poi qui stiamo parlando di una diversione non solo alla responsabilità nei confronti non c'è solo la responsabilità nei confronti dei dipendenti, ma penso anche alla responsabilità nei confronti dei clienti, nei confronti dei fornitori, di tutte quelle persone che, diciamo, che a vario titolo fanno parte dell'azienda allargata, diciamola così. Quindi la prima risposta è una copertura di responsabilità civile. Ad oggi, da una nostra come dire, disamina dei prodotti sul mercato, non ci risultano, bene ha fatto l'avvocato come dire, a sottolineare, a evidenziare agli utenti, gli artigiani, di andare a controllare le clausole, ma ad oggi, diciamo, non risultano esclusioni per pandemia. Quindi, essendo la polizza di responsabilità civile, come dire, se non ha un'esclusione, diciamo, in copertura questo tipo di rischio, sicuramente le polizze in convenzione CNA di Unipolsai non prevedono questa esclusione, quindi naturalmente coprono tutti i rischi che può correre dalle eventuali rivalse dell'INAIL ai danni ai clienti, e naturalmente con l'RCO e l'RCI la responsabilità, la buona fede e le rivalse dell'INAIL, la rivalsa dell'INPS, e con le malattie professionali andiamo a coprire anche il famoso danno biologico che può esporre, come diceva giustamente prima l'avvocato, a richieste di risarcimento con un'azione diretta da parte del lavoratore. Perché ricordiamoci che l'INAIL va a coprire il danno patrimoniale, quindi, diciamo, tutto il danno alla salute, il danno biologico nella formula più estesa, diciamo, rimane a carico del datore del lavoro. E fermo la possibilità, quindi, per le attività artigiane di poter tentare di dimostrare la propria estraneità, perché poi qui
si potrebbe fare una lunga disquisizione, come dire, sulla... Come chiamarla? Non abbiamo tempo, Gilberto, per la lunga disquisizione, siamo oltre. No. Come dire, mi riferivo alla circolare dell'INAIL che ha con modo proprio, come dire, dato una nuova definizione ad una malattia, perché, giusto per essere, per ricordare a tutti voi, noi stiamo in questi giorni già liquidando diversi sinistri che riguardano la parte malattia, quindi tutte le persone che assicurate già uno di consali, immagino anche le altre compagnie che hanno avuto dei ricoveri, che sono state malate a casa, eccetera, probabilmente e avevano una polizza malattia, sono stati già liquidati dalle proprie compagnie. E quindi qui ci sarebbe una lunga discussione da fare, ma come dicevo, siamo. Anche perché il tuo audio non è perfetto. Quindi scusami. Non è che è colpa grave. Mi avvicino. Ti avvicino perché si sente un po' sì. L'altro aspetto, diciamo, ma basta una copertura di responsabilità civile? Probabilmente no in questa fase, specialmente per questa tipologia di rischi. E quindi il consiglio che noi ci sentiamo di dare come Unipol è quello di allargare l'eventuale, quindi sicuramente di seguire il consiglio dell'avvocato, quindi di vedere le polizze che sono in corso. Noi siamo a disposizione per qualsiasi consulenza, naturalmente gratuita, per gli artigiani iscritti alla CNA, anche perché abbiamo in corso una convenzione particolare. E quindi consigliamo anche di estendere la garanzia, come dicevo prima, alla tutela legale. Perché questo? Perché a volte si possono, con naturalmente la libera scelta dell'avvocato, perché in questi casi, diciamo, potrebbero verificarsi, come dire, non dico un conflitto di interessi, ma una non coincidenza al 100% degli interessi dell'assicuratore e dell'assicurato, quindi dell'artigiano. E quindi è consigliabile potersi assicurare per la tutela legale per seguire tutta quella trafila che prima l'avvocato Monaldi ricordava individuazione della responsabilità. E quindi una copertura di tutela legale mi permette a riparo di poter, come dire, affrontare in maniera più serena questo evento, naturalmente, che può avere conseguenze veramente nefaste per l'azienda e per i dipendenti. Qui le coperture della tutela, quindi sia per i danni subiti, quindi c'è anche la difesa penale, qui faceva riferimento prima l'avvocato, eccetera. L'arbitrato, sicurezza sul lavoro, tutela della privacy, quindi questa è l'altro aspetto. Poi abbiamo messo in campo, giusto per una carrellata veloce, altri prodotti che riguardano la protezione del reddito per l'impresa artigiana nel caso di infortuni e di malattia che comportano la chiusura dell'attività per il titolare, da parte del titolare in caso di malattia, poter permettere di affrontare, di tenere in piedi comunque l'azienda. E poi abbiamo, vado molto, molto veloce, abbiamo studiato una polizza malattia per creare, come dire, un clima positivo in azienda. Quindi naturalmente qui stiamo parlando dei dipendenti, ma per una ditta artigiana il dipendente, come mi risulta a me, è un valore, è un patrimonio umano, come dire, è un patrimonio dell'azienda, il patrimonio umano dell'azienda. E poter dare una tranquillità anche al lavoratore potrebbe essere una soluzione che mi
come dire, che fa, non dico venir meno le pretese del dipendente, ma magari predisporlo in maniera diversa, più positiva nei confronti dell'azienda. Quindi quello che proponiamo pure noi, come altre compagnie, devo dire la verità, è una copertura con un costo minimo di 10 euro a dipendente per poter assicurare i dipendenti con una diaria giornaliera di 100 euro al giorno in caso di ricovero ospedaliero per Covid, e nel caso di ricorso alla terapia intensiva una liquidazione di ulteriori 3.000 euro per la convalescenza. E questa è un'altra poi questa copertura può essere anche estesa ai familiari conviventi e fiscalmente a carico dell'assicurato. Gli assicurati devono essere tutti dipendenti e non devono superare i 70 anni. Poi io ho evidenziato tutta una serie di coperture malattia per l'artigiano e la sua famiglia. Non so se è il caso di scorrerle oppure di fermarmi per poter lasciare spazio. Sì, perché ci sono tante domande. Perfetto. Gilberto. Comunque metteremo poi i nostri riferimenti, visto che c'è questo primo screening gratuito da parte di Unipolsai per i soci CNA, quindi invitiamo tutti a contattarci e metteremo in contatto tutti quanti con Gilberto e i suoi colleghi. Una cosa sola, giusto per essere corretto con gli altri colleghi, volevo ricordare a tutti voi le agenzie Unipolsai assicurazioni accreditate per la convenzione CNA. Quindi siamo l'agenzia di Macerata Cicconi Gilberto in via dei Novalenti, l'agenzia di Gianni Nicolai a Fermo, l'agenzia REAS di Recanati, dei colleghi Tarducci, e l'agenzia Civitassicura SRL di Civitanova, dei colleghi Marcantoni e Morgoni. Passo la parola. Grazie Gilberto, grazie, sei stato nei tempi precisissimo. Ci chiedono, e il medico dell'INPS come farebbe a stabilire che il dipendente si è ammalato sul luogo di lavoro? Questa è una... che è l'avvocato che si trasforma. Sì, posso rispondere brevemente. Allora, sì, in primo luogo, giusto che forse chi ha scritto ha sbagliato, non è l'INPS ma è l'INAI, naturalmente, certamente, perché parliamo di infortunio sul lavoro. Allora, abbiamo detto che ci sono, l'INAI divide due categorie di lavoratori, che però non è una divisione naturalmente categorica, quindi è aperta, quindi l'INE può decidere di far entrare o non far entrare determinate categorie di lavoratori, e quindi questo lo farà man mano nel tempo. Ma chi la fa l'accertamento? L'accertamento lo fa il medico legale dell'INAI, cioè nel momento in cui il lavoratore va dal medico ordinario e fa la denuncia, fa il certificato INAI, gli arriva la denuncia all'INAI, l'INAI guarda che categoria di lavoratore è e decide lui se non fare nessun tipo di eccezione, quindi riconoscere l'infortunio sul lavoro, oppure diversamente dire no, io non ti riconosco l'infortunio sul lavoro. A questo punto l'INAI, almeno della circolare che ha messo in campo, che cosa farà? Passerà la documentazione medica insieme all'anamnesi che farà, insieme agli accertamenti, al medico legale dell'INAI, il quale su quattro parametri che sono: uno epidemiologico, uno clinico e uno anamnestico e uno circostanziale, quindi va a verificare nell'azienda dove lavorava, come lavorava, quali erano le misure che erano state messe in atto, e determinerà lui se ci sarà una, se riconoscere l'infortunio o non riconoscere l'infortunio. Naturalmente questo non è che la valutazione dell'INAIL è ineccepibile, ovviamente. Il lavoratore, e lo dico anche se qui non interessa affatto, nessuno potrebbe interessare indirettamente, ha la facoltà di impugnare la decisione dell'INAIL sia in sede amministrativa, quindi di fronte all'INAIL in via gerarchica, ma anche in via giudiziale davanti al giudice del lavoro del tribunale, il quale a sua volta nominerà un terzo medico e sulla base delle allegazioni che farà il lavoratore stabilirà se è riconducibile, se c'è quel nesso causale oltre all'omissione, perché abbiamo detto prima
Dammi un attimo 30 secondi, 30 dei numeri. Che ho avuto un paio di messaggi dove mi hanno detto che ho un po' terrorizzato le persone. Allora, io non voglio terrorizzare assolutamente nessuno, non vorrei, forse sono stato così troppo pesante, ma comunque sia l'argomento è molto ampio, quindi andare veloce, diciamo, ci si ferma solo su alcuni punti e non su altri. Allora, innanzitutto non dobbiamo essere terrorizzati, certo che però dobbiamo essere attenti, cioè i datori di lavoro devono essere attenti su quello che devono fare, non possono tralasciare le misure di sicurezza e l'adeguare le loro attività secondo quei protocolli. Purtroppo non possono farlo. Io capisco che c'è un costo, dobbiamo ripartire, cioè siamo messi, diciamo, in una situazione economica difficile, avremo meno clienti, però purtroppo non si può fare diversamente. Quindi dobbiamo essere attenti a mettere in atto quelle situazioni. Quindi messe in atto quelle situazioni, l'INAIL verificherà che, quindi, avendo messo in atto quelle situazioni, non può esserci stato assolutamente contagio, ma anche il nesso, diciamo, causale e il collegamento, per cui escluderà l'importuno. Poi il datore di lavoro farà quello che vorrà fare. Diversamente, poi qui dipende che cosa ne deriva e da cosa ne consegue poi da quella denuncia di infortunio, perché naturalmente all'inizio c'è la malattia, ma poi come evolve la malattia? In lesioni gravi, lievi, gravissime, o c'è il decesso, e quindi c'è un'evoluzione che porta, diciamo, a diversi scenari che naturalmente si vedranno giorno per giorno. Quindi è lui che decide chi, se è infortunato sul lavoro oppure no, in primo luogo. Ok, la prossima sembra più per Massimiliano Felicioni. Visto che prima si è parlato di modifica del contratto a discapito dell'azienda, se i dipendenti si ostinano a non indossare mascherine e guanti con scuse varie, e è ciò giusto motivo di licenziamento, visto che il titolare rischia il penale? Allora, guarda, due parole su quello che dice prima Massimo. Sì. Vi dico quello che è a venerdì scorso il parere per quanto riguarda classificare un infortunio sul lavoro, a parte le capacità che hanno i medici di poter dire che l'infortunio è sul lavoro. Parlavo con il Dipartimento di Prevenzione della Regione Marche, dice che ancora ad oggi loro non riescono ad avere evidenze scientifiche per poter dimostrare che l'infortunio all'interno di un'impresa non sanitaria sia attribuito all'impresa. Quindi parliamo di una situazione molto, molto difficile da dimostrare ad oggi. Poi forse tra qualche mese o anno avremo dei dati maggiori. Per quanto riguarda la domanda nello specifico, allora, l'agenzimento non è automatico, c'è un processo, un iter da poter fare prima. Sicuramente se un lavoratore non vuole indossare, parliamo di mascherine e guanti, ma potrebbe essere qualsiasi dispositivo di protezione che ha l'obbligo, deve essere allontanato dal luogo di lavoro, non può lavorare. C'è un provvedimento, si può prendere provvedimenti disciplinari, a seguito poi una serie di provvedimenti si può addirittura arrivare al licenziamento, però non è un'attività automatica. Però logicamente il fatto di dire io gliel'ho detto, io ho firmato il foglio, che gli ho consegnato i dispositivi, poi lui non si vuol mettere, non è una tutela, assolutamente no. Anche a essere antipatici o rovinare i rapporti che forse sono con i lavoratori, bisogna verbalizzare, bisogna mettere per iscritto le mancanze del lavoratore. Per quanto riguarda la terza domanda, così acceleriamo, sui protocolli azienda. Grazie Massi. Prego, per i protocolli azienda. Questi sono pubblici, i protocolli sono generici e sono pubblici, li può trovare, può prendere l'ultimo DPCM del Presidente Conte, che è stato pubblicato domenica sera. Al suo interno ci sono i protocolli suddivisi per attività e categoria, parrucchieri, estetisti, balneatori, piuttosto che trasporto, piuttosto che uffici e negozi. Da lì lei può avere già un quadro delle misure generiche che poi dovrà calare e attuare nella sua attività. Poi per quanto riguarda le spese, adesso io non vado nel tecnicismo della domanda, nel politico della domanda, ma per quanto riguarda le spese che aumentano per questi dispositivi all'interno della manovra, che dobbiamo ancora vedere i decreti, la manovra scritta comunque, all'interno della manovra che sta annunciata venerdì sera, ci sono dei fondi speciali proprio per le maggiori oneri che le imprese avranno nell'adeguarsi alla sicurezza, quindi tutti quei dispositivi che dovranno comprare per rispettare anche i protocolli.
Sì, anche un bando della Regione Marche è stato annunciato, esatto. Diversi bandi della Regione Marche sono stati annunciati. Uno di questi dovrebbe essere proprio per rimborsare le spese per i dispositivi di sicurezza. Esatto. Bravissimo. Su quella, l'altra domanda dice: se un lavoratore ha paura di lavorare nonostante aver applicato i protocolli necessari. Ora mi domando, ma sto lavoratore non esce di casa, non va a fare la spesa, non va in farmacia, non va dal dottore, non va nulla, non va a correre, non va in bicicletta? O è soltanto il luogo di lavoro che lo spaventa? Noi non possiamo costringere nessuno. La normativa prevede che ci sono degli ammortizzatori da poter utilizzare quando il lavoratore non può lavorare. Sicuramente se un nostro socio si rivolge all'ufficio paghe, potrà avere una consulenza ad hoc su come gestire questa situazione. Scusa se intervengo. Vai Massimo. Massimiliano. Intervengo perché non condivido e quindi magari possiamo dare una situazione più completa, è giusto pure che ci sia il confronto e situazioni. Allora, questa è la stessa identica cosa della procedura precedente, cioè a dire il potere disciplinare e direttivo, ricordatevi, che rimane sempre in capo al datore di lavoro. È il datore di lavoro che decide come e dove lavorare il lavoratore. Certo, il lavoratore può rifiutarsi, ma attenzione, se il rifiuto è motivato, ma deve essere gravemente, come dire, deve mettere gravemente in discussione la sua salute, allora può astenersi dal lavoro con un'autotutela e poi eventualmente fare l'azione giudiziaria. Ma laddove il datore di lavoro ha messo in atto tutte, diciamo, le prerogative dei protocolli, il lavoratore non può rifiutarsi di lavorare. Assolutamente, è soggetto a sanzione disciplinare e anche al licenziamento laddove l'assenza, diciamo, si prolunghi oltre, diciamo, quello consentito dai vari contratti nazionali del lavoro. Quindi è la stessa identica cosa, come così colui che non può lavorare o non si mette la mascherina o in generale non adopera o non osserva i dispositivi di protezione individuale o collettivi, chi non si mette le scarpe, chi non si mette l'elmetto, chi non si mette la mascherina, in generale parlando, e vi vale la stessa identica cosa. Se io l'azienda ho adempiuto i miei doveri, il lavoratore non può assolutamente, non può fare, non può dire io no, voglio andare in cassa integrazione, voglio fare lo smart working. Io ho fatto un webinar su questo punto, lo smart working è solo obbligatorio per le amministrazioni pubbliche, per le imprese private lo è laddove solo ci sono i presupposti che l'azienda può farlo, può mettere in atto gli strumenti, ma non è obbligata assolutamente. Quindi l'azienda deve fare la parte sua, il lavoratore deve fare la parte sua, perché non è che si può rifiutare di andare al lavoro per un motivo, come dicevi tu, ma questo che fa? Non va a fare la spesa, non esce di casa, non fa benzina, non fa nulla. Quindi qui, scusami Felice Massimiliano se ti ho... No, ma guarda, ci tenevo la stessa cosa. Giustamente ognuno ha i suoi doveri, il datore di lavoro c'è i suoi, il lavoratore c'ha i suoi, ma anzi il lavoratore, così come il testo unico sulla sicurezza dice, deve necessariamente cooperare con il lavoratore, con il datore di lavoro, assolutamente lo deve fare, deve segnalare situazioni di pericolo, deve segnalare se i suoi colleghi non rispettano le distanze di sicurezza, deve segnalare se qualcuno non porta la mascherina, i guanti e quant'altro. Quindi c'è un obbligo di collaborazione. Certo, poi dopo in ambito è un po' più complicato dare la prova della mancata collaborazione del datore di lavoro, ma la norma c'è e quindi deve essere fatta rispettare. Massimiliano? Sì. Guarda, quando intendevo che non possiamo costringere, me ne predico il fatto che può fare una separare, ma il fatto che il dottore lavora altri strumenti per poi far rispettare quella disposizione. Come ha detto Massimo l'avvocato, giustamente si vorrebbe arrivare al licenziamento. Io mi auguro che non un dipendente, dopo aver spiegato, cioè se noi facciamo l'informazione, addestramento del lavoratore su questo protocollo, quindi spieghiamo le misure, io mi auguro che un lavoratore sia alquanto rassicurato di poter lavorare, dato che nell'indice, nella tabella di contagio pubblicata dal GORES o Protezione Civile e anche dal Ministero della Salute, il luogo di lavoro è ci si contagia nel luogo di lavoro su 100 casi al di fuori della sanità per il 6%. Quindi se io faccio un'attività dove non lavoro in un luogo sanitario, la possibilità di contagiarmi è del 6% rispetto a tutti gli altri posti, che il primo posto è la famiglia, il posto in cui c'è più possibilità di contagio. Quindi se il 6% applico i protocolli di sicurezza ho un buon livello. Poi ogni situazione è una situazione a sé, perché bisogna anche gestire le persone, non è facile. Bene, chiederei al direttore Alessandro Migliore, mentre io
metterò i titoli di coda, quindi i nostri recapiti, e l'appuntamento per la videoconferenza di mercoledì mattina alle 11.30 con i sindaci della nostra Riviera per parlare di turismo, il settore tra i più colpiti, quello che difficilmente riuscirà a recuperare perché le feste, i clienti andati non potranno mai tornare. Chiedo a Alessandro Migliore di fare una conclusione di qualche minuto mentre gli metto sopra, diciamo, i nostri recapiti. Va bene, ciao a tutti. Vista anche l'ora, sarò proprio brevissimo, salutando e ringraziando tutti. Io mi ero fermato all'inizio quando dicevi 21 webinar, sono tanti, cerchiamo e abbiamo dato il nostro meglio anche su questa tematica. La CNA è un punto di riferimento, siamo stati molto sollecitati dai nostri associati sul tema, abbiamo aspettato. Dico solo che l'obiettivo era di dare tranquillità e chiarezza rispetto a quanto già abbiamo capito esisteva prima e continua ad esistere con il Covid. Quindi abbiamo dato una chiarezza di normativa e le soluzioni. Grazie anche... il servizio ce l'abbiamo internamente, abbiamo chiamato l'avvocato per spiegarci la normativa e l'assicurazione, nostra partner principale, per dare le soluzioni. Non finisce qua, nel senso che molto probabilmente troverete sui nostri canali appunto ulteriori chiarimenti, perché ci auguriamo che non finisca qua e che venga data una diversa interpretazione legislativa, come diceva prima l'avvocato e come diceva Gilberto Cicconi, perché queste nostre preoccupazioni possano tradursi in qualcosa di scritto non solo dall'INAIL ma da parte del governo, per evitare dei fraintendimenti interpretativi, viste le parti in causa chiamate appunto sul tavolo di tutto quello che può venire fuori, come poteva venire fuori anche prima, dove questa è una cosa di cui conosciamo poco. Conoscendo poco, bisogna che tuteliamo chi fa impresa dalla mattina alla sera e porta avanti economicamente il paese, come i nostri artigiani associati. Solo questo, e saluto e ringrazio tutti. Grazie direttore. Grazie a tutti. Grazie a tutti gli ospiti. Grazie, come vi dicevo, l'appuntamento è per chi vorrà. Per mercoledì prossimo alle 11.30 del mattino, sempre sulla piattaforma Zoom, con i sindaci di Porto Recanati, Porto San Giorgio e Grotta Mare, per parlare della situazione del turismo. Ringrazio gli intervenuti Massimiliano Fedicioni, Andrea Santarelli, Gilberto Cicconi, l'avvocato Massimo Monaldi, il direttore di CNA Macerata Luciano Ramadori e il direttore di CNA Fermo Alessandro Migliore. Vedo molti ringraziamenti in chat, ma siamo noi che ringraziamo sempre i nostri associati per tutte le attenzioni che ci hanno posto e che ci vorranno porre. CNA, come è stato detto, c'è stata sempre, non ha smesso mai di continuare ad aiutare, a cercare di aiutare le imprese del nostro territorio. Solo insieme ce la faremo, abbiamo iniziato così e proseguiremo anche in questa fase 2. Grazie ancora a tutti quanti gli intervenuti, a presto con i nostri appuntamenti. Grazie, grazie. Arrivederci a tutti. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Arrivederci a tutti.